signori, ci siamo. Oggi è nuovamente domenica e oggi è un'altra giornata di campionato. Dopo la splendida, e dico splendida e sottolineo splendida vittoria la scorsa settimana contro Junior Corticella, dove in realtà di splendido c'è poco, signori, perché abbiamo vinto ma abbiamo perso l'ennesimo giocatore, l'ennesimo centrocampista fondamentale per l'MSP. Dopo io, dopo Rotatori, anche Inek. Oggi sicuramente formazione rivisitata, perché appunto in tantissimi siamo fuori. Oggi partita ancora più fondamentale, perché metterebbe ancora più un punto decisivo per farci uscire definitivamente dalla zona playout. E allora ci vediamo direttamente a fine primo tempo per dare le nostre prime considerazioni sulla partita. Speriamo bene per noi. Let's go! Siamo, dai. Allora, prima cosa, fattore del vento. Importante, bene, tutte le traiettorie, ovviamente quelle alte, sia dal portiere, aiutiamolo, perché non è banale. Penso che il vento sia una delle cose peggiori, perché l'acqua è un conto, il campo pesante è un conto, il vento da leggere non è facile, sia a favore che contro, anche a favore. Ok, quindi cerchiamo di stare svegli. Poi il resto è quello che vi ho detto venerdì. Poi che giochiamo contro una squadra che si chiama Portuense, che è una squadra che si chiama Junior, dopo possiamo entrare un po' in qualche dettaglio dell'avversario, ma quello che conta è come noi scendiamo in campo. Ci siamo, ragazzi! Ciao. Finalmente bentornati tutti dal vostro telecronista di fiducia, ovvero Gabriele Gentili, pronto per commentare questa partita piovosa fra Portuense Etrusca ed MSP Calcio. Tutto pronto, fischietto in bocca e si inizia! Portuense Etrusca parte subito con il possesso della palla, prova un lancio in avanti a cercare gli attaccanti, ma la difesa solida riesce subito a stoppare l'azione, prova a rilanciare addirittura, ma niente di efficace, gestisce il pallone e sbaglia il passaggio. Ancora in avanti il capitano della squadra bianca, lancia sulla destra, vediamo il terzino, prova il cross, inutile, palla in avanti, la rimessa laterale, provano a gestire il possesso, MSP ancora sottotono, ancora sulla fascia sinistra, prova il tiro da fuori, altissima. Ancora palla, il possesso gestisce sempre a Portuense Etrusca, l'MSP non è ancora entrato in partita, ancora ennesimo lancio in avanti, prova il filtrante, ma la palla va nei piedi di Simone Pechini. Ancora sulla destra, sempre il terzino, prova il filtrante in avanti, sbaglia il difensore, ancora palla a Portuense, ma l'MSP recupera e allora lancio in avanti, vediamo se l'attaccante prova a scattare, ma viene fermato, chiedono il cartellino, ma niente. E allora si batte da lì, prova con il mancino a lanciarla in avanti sulla fascia destra, colpisce di testa, ma ancora fuori. Ripartono sempre da lì, dal capitano. Portuense vuole cercare subito il vantaggio e allora palla sulla fascia destra, bravissimo il terzino ad anticipare il difensore dell'MSP, che qui rischia, ma niente cartellino. Allora punizione, tutto pronto, fischia l'arbitro, è uno schema, palla sulla destra, ancora prova a scattare il cross in mezzo, è libero il capitano che colpisce di testa, ma il pallone troppo alto. Rimessa laterale, palla in avanti, pisce di testa, ma l'MSP non molla, vuole dire la sua in questa partita, ma riprende il pallone da Portuense, sempre sulla fascia destra vanno, ma viene stoppata, attenzione l'MSP può ripartire, gestisce il pallone, rota, la passa indietro per Traina, va in avanti, può provare addirittura il tiro da lì, lo prova, sarebbe stato meglio se non avesse provato. Allora ancora in avanti, ad girare bene il pallone, il campo di sicuro non aiuta, però bella la finta,
ancora un'altra finta e si riparte da dietro. Palla in mezzo, va ancora Zannoni, passa a destra, nel possesso dell'MSP, non hanno le idee chiare, provano ad andare avanti ma molto lentamente. Ha trovato un varco a sinistra per il numero 7, prova a provare addirittura il cross da lì, che viene stoppato dal capitano dell'altra squadra, ma il pallone rimane in possesso in attacco dell'MSP. Possono gestire bene il pallone, prova una finta Bartolini, il difensore ci casca e fa fallo. Lo lascia in una situazione interessante da quella posizione. Numero 10 prova dalla sinistra la punizione con il mancino, bassa, viene respinta dalla difesa, ma il pallone è in possesso ancora dell'MSP. Va di fisico, riesce a tenerla, no, la perde, però c'è un altro fallo. E qui il pubblico ce l'ha con l'arbitro donna. Ovviamente ci dissociamo dagli insulti. Palla in avanti, ma ancora c'è il colpo di mano, l'arbitro non fischia. E qui fischia per fuori gioco, ma c'era già prima un evidente tocco di mano che non era stato fischiato a favore dell'MSP Calcio. E allora si riparte da lì. Palla in avanti, ormai siamo alla scadere del primo tempo. Gestiscono sempre il pallone, il possesso palla della Portuense è elevatissimo rispetto all'MSP, che però può provare queste ultime occasioni per ripartire e trovare il vantaggio a fine primo tempo, ma sbaglia clamorosamente. La palla finisce sul lato sinistro e poi viene messa, rimessa laterale, no, viene ripresa dalla Portuense Etrusca, che può approfittarne. Attenzione, palla avanti, è dal limite, prende ancora il pallone l'attaccante, che si divora il gol dell'1-0. Ha tirato una scarpata clamorosa, nemmeno Paletta tirava così male. E allora riparte Pechini dal rinvio del fondo, colpo di testa, e allora finisce il primo tempo tra Portuense, Etrusca ed MSP 0-0. Fine primo tempo ragazzi, partita molto equilibrata su un campo non semplice, perché fino al 20° del primo tempo ragazzi ha piovuto veramente di brutto e quindi il campo si è bagnato veramente veramente tanto, e infatti non premia la qualità di gioco. Però nonostante ciò l'MSP sta facendo veramente bene, ripeto le assenze che ci stanno un po' compromettendo in questa finale di stagione. Secondo me potrebbe sbloccarsi in questo secondo tempo grazie ad una disattenzione o da parte nostra o da parte loro, perché fino a questo preciso momento nessuna delle entrambe squadre diciamo che non ha mollato niente e non ha lasciato spazio ad errori clamorosi che potrebbero succedere su un campo di questo tipo. E allora signori, proseguiamo con questo secondo tempo e speriamo bene per noi. Dai, forza MSP! E si riprende con questo secondo tempo con la punizione del capitano della Portuense Etrusca, che la lancia in avanti, c'è la spizzata di testa, attenzione l'attaccante davanti al portiere, para Pechini, la respinta e ancora miracolo del difensore, terzo tiro, difende ancora l'MSP, ma la palla è ancora in area di rigore, si salva miracolosamente. La Portuense Etrusca è partita fortissima in questo secondo tempo, ha le idee ben chiare, vuole andare in vantaggio e sfrutterà qualsiasi occasione. E allora ancora sulla fascia sinistra, bello lo scambio, entra in area, fa il doppio passo, il tiro fuori, viene fischiato un fuorigioco. Ancora in possesso, ripartono sempre loro. Attenzione qui, palla rimane in area, c'è un bruttissimo fallo su Zannoni, una manata, speriamo involontaria. Qui il cartellino giallo da parte del direttore di gara, giustamente rivolto al giocatore avversario, Portuense Etrusca, si lamenta pure, ma il fallo è netto. Allora l'MSP riparte con una rimessa laterale, va Zannoni, temporeggia, rischia di sbagliare lo stop, ma la passa sulla fascia destra, cross in mezzo. Forza! 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 Forza!
10 Goyormella può caricare il mancino, sappiamo che ha il piede delicato, vediamo se ce lo dimostra, colpisce a barriere, calcio d'angolo, riparte il calcio d'angolo per l'MSP, palla in mezzo, viene murata la difesa, allora Licciardo prova a rilanciarla su Goyormella che non riesce a driblare l'avversario, allora possono ripartire in contropiede, ma qui c'è un fallo tattico di Licciardo che anche qui viene punito, no, nessun cartellino, questa era una ripartenza importante. Tantissimi insulti dalla parte della curva della Portuense Etrusca, davvero vergognosi. Palla in avanti, e qui c'è un fallo, e qui altro cartellino giallo, punizione da tre quarti del campo, palla in mezzo, spazza Zannoni, però rimane lì e ci prova la Portuense ancora di testa, la palla rimane lì e qui viene atterrato, ma ancora buona, palla sulla fascia destra in mezzo, attenzione c'è un rimpallo, un altro e salva ancora miracolosamente la difesa dell'MSP, però il pallone rimane alla Portuense, che rischi, davvero miracolata quest'oggi difesa dell'MSP, attenzione, errore clamoroso, è davanti al portiere, non può sbagliare, va avanti, prova il tiro, una ciofeca clamorosa e l'MSP si mangia il contropiede dell'ipotetico 1-0. E allora ancora il capitano, sempre lui a impostare il gioco, la passa al numero 11 sulla fascia sinistra che prova l'ennesimo filtrante, bellissimo lo stop del numero 20 che viene spinto a terra, gran decisione dell'arbitro, calcio di punizione, una posizione interessante, può crossarla da lì il numero 20, prende la rincorsa, palla in mezzo, era un tiro, respinge Pechini con i pugni, si salva ancora l'MSP, riparte ancora la Portuense alla ricerca di questo gol del vantaggio, ma non è ancora riuscito a trovarla, bellissimo il lancio in avanti ma viene respinto, va in possesso l'MSP ma sbaglia qui clamorosamente, rilascia il pallone, altro fallo e ripartono velocemente perché non c'è giallo, passa la fascia destra, prova il tiro, miracolo di Pechini, e qui reclamano una mano, infuriati sia i giocatori che il pubblico, pure l'allenatore parla col direttore di gara. Adesso vai a casa a fare i cappelletti! Una situazione molto particolare. Non è facile gestire per l'arbitro questa partita. Brava! Brava! Dovevo venire quello prima! Passa da E allora si riprende il gioco dopo 10 minuti di pausa. Calcio d'angolo sulla destra. Palla ancora in mezzo, respinta, ma ritorna sempre lì. Altro tentativo di cross, mano, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore, questa volta l'arbitro l'ha visto, clamoroso. E allora la rincorsa numero 20 la Portuense, Pechini si prepara, prende la rincorsa, prova il tiro centrale, piazza Simone Pechini ed è 1-0 per la Portuense Etrusca, davvero meritato dopo un assedio clamoroso sia nel primo che nel secondo tempo, e qui tutta la panchina anche a festeggiare, e allora si può ripartire, la MSP ormai deve andare tutto in avanti, non può assolutamente andare a casa con un risultato negativo, qui altro fallo alla Portuense, ancora Goyormella è dai 30 metri, però ci prova lo stesso, centrale, prova a lanciarla in mezzo, palla finisce lì e qui altra mano e punizione dal limite, vediamo se estrarrà il cartellino questa volta il direttore di gara, ma non sembra, e qui Goyormella, posizione perfetta per un mancino, provano lo schema, ancora centrale, bella l'intenzione, meno l'esecuzione. L'importante è provarci, ma non ci sono riusciti. Parte al fondo l'MSP. Siamo agli sgoccioli di questa partita. Ultima occasione per pareggiarla, addirittura rimontarla.
niente, finisce qua la partita, l'arbitro fischia prima della fine. L'MSP purtroppo perde per 1-0 in casa dell'Etrusca Portuense. Non un'ottima prestazione, sicuramente influita dalla pioggia. Ragazzuoli, finisce qua quest'altra giornata di campionato, questa partita, ragazzi, è veramente incredibile. Succede sempre nella maggior parte delle partite, di tutto nel secondo tempo. Fino ad ora i secondi tempi sono risultati decisivi. Non abbiamo concesso grosse occasioni e soprattutto anche noi abbiamo fatto un po' di fatica, però abbiamo cercato di attaccare e qualcosina siamo riusciti a fare anche noi. Volevo fare complimenti a Simo, che ha fatto una parata decisiva sullo 0-0 a tu per tu con l'attaccante. Ragazzi, è stato decisivo e infatti dalla tribuna dicevano: oh, ma quanto è forte questo portiere. Giustamente, perché le ha parate veramente tutte. Concludendo il discorso dell'arbitraggio, secondo me l'arbitro ha fatto una buona gara. Sì. Ha arbitrato abbastanza bene, anzi bene. Perché è stato un pochino più indietro sui cartellini, qualche azione poteva ammonire, però ci sta. In tribuna, come avete potuto sentire, ci sono stati un paio, un po' troppi commenti riferito al sesso della donna, che secondo me qualche commento di troppo poteva essere evitato. Quindi invito sempre tutti quelli che giustamente vanno a vedere le partite ad evitare determinati tipi di commenti, perché giustamente non danno l'esempio anche per i bambini e i ragazzi che possono essere in tribuna. Alla fine, tutto sommato, ci sta, poteva andare. Oggi eravamo veramente decimati e gli 11 hanno fatto veramente un buon lavoro, hanno giocato bene. Poi prima della partita proprio ha diluviato e l'ha reso ancora più fangoso. Detto questo, ragazzi, penso che abbiamo detto tutto su quello che è stato questa partita e su questo episodio dell'MSP. Mi raccomando, supportateci come sempre. Mi raccomando. Forza MSP. Sempre. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come avete visto questa partita e ci vediamo in un prossimo video. Da Ferrari tutto, ci vediamo in un prossimo video. Forza MSP, ragazzi. Let's go!